Buonasera a tutti amici, come sapete Volkswagen e tutte le aziende del gruppo stanno elettrificando il loro parco autovetture dopo aver parlato della Volkswagen ID che è stata presentata poche settimane or sono. Potete vedere il video, abbiamo realizzato appositamente per parlare di quelle erano e sono state le notizie, le news e anche un po' le indiscrezioni provenienti da questo interessantissimo mezzo. Skoda, sempre parte del gruppo Volkswagen, sta per uscire un mezzo veramente interessante. Ma perché ne parliamo qui? Il tempo è brutto, c'è un po' di verde dietro, ma andiamo in ufficio. Ecco, ora già molto meglio, un po' che i miracoli del video editing. Cioè, capello fatto, pulito, tempo fuori incredibile, l'hai visto in settimane. Comunque sia, dicevamo, nella Skoda che finalmente riesce ad uscire con dei mezzi elettrici veramente interessanti, comincia a pensare alla conquista di quello che è il mondo cittadino con la nuova Skoda CityGo. Lunga 3,60 m, è il mezzo ideale per tutti coloro che abitano e vivono all'interno delle nostre città, ma anche seconda auto di famiglia. Certo, non è un fulmine di guerra, con il suo 0-100 in 12,5 secondi e una velocità autolimitata a 130 km/h, datale dal suo motore di 83 cavalli e 61 kW, ma il suo ambito è naturalmente diverso. Non male anche le sue capacità di carico, 250 litri e possono diventare 923 abbattendo i sedili. Avrà una buona dotazione di serie, come il climatizzatore, il dock per lo smartphone, il lane assist e il fendi nebbia. I cerchi saranno in acciaio di 14 pollici, ma disponibili saranno anche da 16 in lega. Utilissima sarà anche l'app Skoda Connect App per controllare dal remoto dati come ricarica residua e climatizzatore. Avrà diversi pacchetti a cui attingere per migliorare la CityGo, il winter con i sedili riscaldati, parabrezza isolato e sensori di calore. Il comfort, anch'esso con sedili riscaldati, 4 speaker aggiuntivi per la musica e sensori di parcheggio posteriori. Lo style, con luci ambientali, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati e regolabili. Finiture in pelle sul volante e sul freno a mano, maniglie cromate e sedili regolabili in altezza. Sicuramente un mezzo interessante. Ma no, sino ai giorni che la mia socia la calda sto mezzo, io c'ho da fare. E noi ci arriviamo! La vettura avrà un caricatore in corrente alternata da 7,2 kW e un caricatore rapido da 40 kW con uno 0-80 in 60 minuti. La batteria da 36,8 kWh assicura un'autonomia in ciclo di omologazione di 265 km. E ora arriviamo al nocciolo, il prezzo. Vedete postato qua anche il prezzo della Renault Zoe, uno dei mezzi più venduti in Europa, perché ha 40 kWh di batteria e quindi è similare per quanto riguarda questa autovettura e addirittura manca del CCS Combo, quindi della ricarica rapida. E vedrete che il prezzo è veramente interessante. Questo l'ho postato perché molti si sono lamentati delle capacità di carica, ma a questo prezzo la società ha dichiarato che costerà molto meno di 25.000 euro. Io ipotizzo 21.000 euro, ed allora io mi chiedo cosa ci si aspettava di più, che facesse anche il caffè. La Renault Zoe addirittura parte da 34.100 euro. Io credo che questo mezzo possa davvero sbancare all'interno del mondo delle city car. Ricordo che è lungo poco meno di 3,60 m. Ed inizierà la produzione nella seconda metà dell'anno, con consegna nei primi mesi del 2020. Avrà 4 posti a sedere e un prezzo che, se sarà di 21.000 euro come da me ipotizzato, porterà il prezzo con un incentivo pieno a 15.000 euro, dal quale un minimo di sconto del concessionario ce l'aspettiamo. Un prezzo fantastico! Quindi ragazzi, questo è tutto, io vi voglio ancora ringraziare per la vostra partecipazione davvero numerosa ai nostri video. Vi invito ancora, qualora non l'aveste fatto, di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati a quelli che sono i video che cerchiamo di fare settimanalmente sul mondo a zero emissioni. È un mondo veramente in divenire e ogni settimana ci sono discussioni e autovetture nuove da poter presentare e a parlarne e a discuterne insieme. Quindi vi invito ancora a iscrivervi al canale e a cercarci sulle pagine Facebook che gestiamo insieme a tutto l'Evolution Team, quindi Volkswagen ID, quindi Peugeot e 208, quindi Hyundai con elettrica e tante altre. Ancora da parte mia e da parte del Bastian Contrario, ragazzi, iscrivetevi al canale, se no non la finisce più, davvero. E lo dice anche lui, alla prossima. Ciao ragazzi! Domanda principale, smetterà prima o poi di piovere, che sono 2 mesi e fa acqua da tutte le parti? Chissà, mentre qua il tempo continua a peggiorare ragazzi, un saluto, alla prossima, ciao!